cioè le persone più in difficoltà. Adesso c'è una seconda fase del nostro governo, che è appena iniziata, ed è occuparsi di quelli che noi definivamo una volta il ceto medio, la classe media si diceva, quelli che lavorano, sgobbano dalla mattina alla sera e pagano lo scotto più alto della crisi pur pagando le tasse per tutto il resto del paese. E quella gente lì sono quelli, siete voi, siete la maggior parte delle persone che ci ha sostenuto in questi anni. È per quella gente che dobbiamo fare un po' di cose. Ora queste cose un po' ve le avranno raccontate, io cerco di dargli soltanto una data. La prima cosa che dobbiamo fare per chi lavora è consentirgli di vivere e non di sopravvivere, perché lavorare per sopravvivere non ha senso oggi, per le tasse che paghiamo anche sul lavoro che facciamo. E allora il salario minimo orario non è uno slogan, è dire che d'ora in poi i giovani e i meno giovani a 2 euro, a 3 euro all'ora diventano illegali, non esiste più questo genere di lavoro. Questa legge la sta seguendo Nunzia Catalfo al Senato della Repubblica, questa settimana si chiudono gli emendamenti e poi io credo che entro agosto l'approveremo.